Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa maglia molto estiva con scolla barca che io ho deciso di chiamare maglia violetta. Questo perché i colori che ho utilizzato sono dello sfumato del viola e quindi penso che questo nome la richiami molto proprio il colore della maglia. Questo video è in collaborazione con la merceria Coletti e con il suo sito Uncinettando con i Filati, di cui in descrizione vi lascerò il link per acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Il filato che ho usato è quello che ci è appena arrivato della Mistrico Filati Linea Lucida Labbra Color, che io trovo veramente spettacolare e che, se ricorderete, ho già utilizzato per la maglia Safari. Questa volta ho optato per il colore 04, che è questo colore viola sfumato, ma ci sono in totale 7 colori, uno più bello dell'altro. Quindi link in descrizione per poter andare a comprare. Per poter, vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 130 metri ed è 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta, e io devo ammettere che la seta si nota. Per realizzare questa maglia, che è una taglia S, ma come vedete mi va bella larga, io ho utilizzato completamente due gomitoli, non mi è avanzata veramente neanche un filo, se potete, neanche un pezzettino quasi, collaborando sia con l'uncinetto numero 3 sia con l'uncinetto del 3,5. Per quanto riguarda la lavorazione, sono partita dallo scollo perché è una lavorazione top down e so che molti di voi avranno riconosciuto lo stesso stile della maglia Candy e della maglia Bonton. Lo stile l'ho ripetuto perché so che a molti di voi è piaciuto, l'avete ripetuto in tantissimi, anche in altri colori, e quindi ho deciso di darvi un'altra versione. Questa volta lo scollo è molto più a barca, è molto più scollata, quindi molto molto estiva, però diciamo che il motivo li ricorda. Per quanto riguarda la lavorazione, quindi, come vi dicevo, io sono partita a lavorare con il 3,5 e ho fatto la parte iniziale. I giri con gli aumenti sono in totale 7. Io poi mi sono fermata perché, comunque, avendo fatto lo scollo largo, non avevo bisogno di aumentare tantissimo. Però nel video tutorial vi spiego come fare gli aumenti. Io vi dico di fare, semmai, se siete taglia M e taglia L, di fare soltanto un aumento in più e poi di passare a lavorare con l'uncinetto del 4 o dell'uncinetto del 4,5. Questo perché poi altrimenti la maglia vi verrebbe troppo forata. Ah, mi raccomando, taglia M comprate almeno 3 gomitoli, taglia L almeno 4, forse anche 5. Io, una volta che ho continuato poi a lavorare, ho messo i marcatori, ho fatto qualche altro giro con il 3,5 e poi sono andata a lavorare con il 3, ma vedete, la maglia mi va molto larga ed era proprio quello che desideravo, avere una maglia larga rispetto alle solite che faccio, che sono molto aderenti, in modo tale da poter accontentare tutte quante voi che siete taglie più morbide e non volete che la maglia sia troppo aderente al vostro fisico. Direi che questa è perfetta appunto per tutte le taglie. Detto ciò, come sempre, se questa creazione vi piace, mi raccomando, poi mandate se la, e la realizzerete, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, oppure potete taggarmi sul gruppo di Facebook La libertà di uncintare e sferruzzare, o mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa, ma anche mi potete taggare con Uncinettando con i Filati. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down, io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati Linea Lucida Labbra, che vi ricordo che è 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta e che ogni gomitolo è da 50 grammi e misurano 130 metri. Allora, io questa volta ho optato per il colore del 4. Nella telecamera il colore sembra freddo, ma in realtà vi posso assicurare che è un colore molto più caldo, molto più acceso rispetto a quello che vedete nella telecamera, e il colore che ho scelto è lo 04. Bellissimo. Allora, lavorerò con l'uncinetto del 3,5. La lavorazione è top down, quindi si parte dall'alto e ho montato 140 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14, quindi mi raccomando, chi lo vuole fare più largo deve andare a montare tenendo presente il multiplo di 14, quindi un po' più largo. Io direi mettete 14 catenelle, non esagerate troppo perché altrimenti lo scollo vi viene troppo largo. E a questo punto iniziamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre due maglie alte, una e due. 3 catenelle, una, due, 3. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta.
Adesso devo fare un totale di 9 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una già l'ho fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. E di nuovo devo fare un totale di 9 maglie alte, quindi una in ogni catenella. Una l'abbiamo già fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo saltando 2 catenelle. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella, scusatemi. E vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia, la penultima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte. 1, rientro 2. 2 catenelle, 1, 2. Rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra le successive 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, un'altra maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella. 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, una maglia alta in ognuna delle successive 5 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5,
Una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, sopra l'ultima, la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie basse mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, una catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Una catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, una, due. Una catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, una e due. 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, prendo il filo, altre 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione. Prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e due. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte successive, quindi una, due, tre. Una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie alte. 4 catenelle, una, due, tre e quattro e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho il primo archetto di una catenella. E vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia, altre 2 maglie alte. Una, due. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella successiva e realizzo 2 maglie alte. Una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una, 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta sopra la non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte. Insieme, chiudo le 2 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ricomincio da capo. Quindi vado nel primo archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2.
2 catenelle, 1, 2, vado nella catenella successiva, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nella catenella successiva e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di 1 catenella e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo 2 catenelle, 2 maglie alte, una, rientro 2. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e di nuovo realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte. Una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Vado le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro. Ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, vado a fare delle catenelle per ritrovarmi dove ho la catenella del ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente dove ho l'archetto, salto il primo archetto e 2 catenelle, vado direttamente nel secondo e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2,
2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto del ventaglio, quindi salto l'ultimo archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nel secondo archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo 3 maglie alte, quindi 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nel secondo archetto di 2 catenelle e realizzo il ventaglio, quindi 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto del ventaglietto e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro e vado dopo le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro dentro altre 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto del ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenelle di 2 catenelle di separazione, vado nel ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'archetto del ventaglietto successivo. Scusate un attimo, mi devo tirare il filo. Eccomi. E di nuovo vado a fare il ventaglietto nel ventaglietto, quindi 2 maglie alte,
una, due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Quindi procediamo in questa maniera per tutto il nostro settimo giro, ripetendo alla fine il sesto giro, e poi continuiamo. Allora, io ho terminato anche il settimo giro e mi sono accorta che come aumenti per me va bene, non ne devo fare altri. Quindi continuerò adesso a lavorare sempre lo stesso giro fino ad arrivare poi a poter mettere i marcatori. Per chi deve fare degli aumenti, vi dico già che dovete andare ad aumentare le catenelle qui. Dove abbiamo fatto le 4 catenelle, ne andate a fare 5. E se avete bisogno di un ulteriore aumento, dove qui ne abbiamo 2, ne fate 3. L'importante è che resti sempre ben separata la larghezza tra questo singolo e questi tre. Quindi mi raccomando, se dovete allargare ancora un pochettino, ma non troppo, andate ad aumentare solo dalle 4 a fare 5 catenelle e lasciando le 2 catenelle qui. Se invece vi accorgete che comunque dovete allargare ancora un po', allora qui dove avete 2 catenelle, nel giro successivo ne andate a fare 3. Però mi raccomando, tenete sempre che ci siano 2 catenelle, di differenza tra questo gruppo di ventagli qui e questi gruppi di ventagli qui, in modo tale che quando poi andremo a mettere i marcatori si capisca comunque che c'è una separazione tra qua e qua. Bene, io adesso comunque continuerò a lavorare fino ad arrivare a mettere il marcatore, quindi vi dirò quanti giri ho fatto in totale. Sono ferma a 7, penso dovrò arrivare almeno a 10 giri per poter mettere i marcatori, forse anche 11. Una volta messi i marcatori, vi farò vedere come metterli e come procedere. Allora, io ho terminato di fare i giri e mettere i marcatori. Alla fine di giri ne ho fatti 9 in totale, quindi dal primo all'ultimo per mettere i marcatori ne ho fatti 9. Questo perché lo scollo è più largo rispetto a quello che faccio solitamente, quindi 9 giri per mettere i marcatori a me sono bastati. Per dividere e mettere i marcatori, allora io ho scontato i miei triangolini e ne ho totale di 10, quindi li ho fatti combaciare, vedete, in questa maniera. Però mi raccomando, se voi ne avete uno in più, quello in più va sempre sul davanti, quindi fateli combaciare e poi vi dovreste trovare uno dietro, due avanti. Per mettere i marcatori, allora io ho contato i primi due qui triangolini e dove qui abbiamo la diramazione dei ventagli, che ne avevamo uno e sono passati a tre, a quello centrale ho messo i miei marcatori e ho fatto la stessa cosa dietro. Anche qui ho fatto combaciare i due triangolini, dove ho il ventaglietto che si va a diramare in tre ventaglietti, sono andata a mettere in quello centrale il mio marcatore e ho fatto la stessa cosa dietro. Allora, lo scalfo per me è bello largo, però se a voi vi dovesse stringere, mettete a questo punto diciamo un triangolino in più per la manica. Dovete vedere un po' come poter gestire il fatto di poter mettere appunto come si chiama, dei motivo in più per non avere le maniche strette. Ma secondo me, per una taglia M o L, se voi avete fatto gli aumenti, vi va bene fare come me e mettere soltanto due triangolini nella manica. A questo punto possiamo andare a fare la separazione appunto per creare i nostri scalfi. Io ho fatto in modo che mi trovo subito dove ho un marcatore per farvi vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi vado a lavorare normalmente, vado a fare delle maglie bassissime fino a trovarmi dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglietto. Quindi 3 catenelle, maglia alta, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, e ho qui il mio marcatore. Allora lo tolgo perché così mi potete seguire meglio e vado a fare in questa maniera. Nel ventaglio che ho sul davanti vado a creare 2 maglie alte, una, due, una catenella, vado nel ventaglio successivo dietro e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Questo serve per allargare ulteriormente lo scalfo della manica e quindi vedete, io poi dove qui ho la mia catenella di separazione andrò a fare nel giro successivo il ventaglietto, però vi farò vedere come fare se avete qualche dubbio. E adesso quindi continuo normalmente, 2 catenelle, vado direttamente nel ventaglietto successivo e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 4 catenelle,
una, due, tre e quattro, perché io non ho fatto più aumenti, vado nel ventaglietto successivo e vado a fare il mio ventaglietto. Quindi adesso io lavoro normalmente fino ad arrivare al marcatore successivo e vi farò vedere come continuare. Sono arrivata al mio secondo marcatore, lo vado a togliere. E di nuovo vado a fare 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno del ventaglietto dalla parte dietro, catenella di separazione, vado nel ventaglietto sul davanti, vado a fare di nuovo 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle, 1 e 2, e continuo normalmente il mio giro, quindi vado a fare il mio ventaglietto. Vedete, abbiamo creato così lo scalfo che è diventato anche più largo rispetto a prima. Continuo così, io terminerò il giro normalmente e poi vi farò rivedere un attimo quando sarò tornata qui per farvi vedere appunto come unire, come si fa di nuovo il passaggio sopra alla nostro, al corpo della nostra maglia. Allora, vedete, io ho iniziato il mio secondo giro, mi trovo dove ho qui lo scalfo, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle e vado direttamente nel ventaglio successivo e torno a lavorare normalmente. Quindi questo è il giro che farò sempre fino ad arrivare alla fine della mia maglia. Mi raccomando, se dovete fare delle diminuzioni, se dovete fare degli aumenti, io vi suggerisco di cambiare l'uncinetto, quindi di passare a un 3 se dovete fare delle diminuzioni o a un 4 se dovete fare degli aumenti. Io penso che dovrò passare poi dopo il seno ad un 3 per stringere un po' la lavorazione, ma non andate ad aumentare o diminuire i ventagli, le catenelle, altrimenti diventerebbe troppo largo se andate ad aumentare, cioè troppo forato. Se invece andate a diminuire le catenelle, ci sarebbe questa diversità che si noterebbe dalla parte alta e la parte dove avete fatto le diminuzioni. Quindi meglio se andate a diminuire cambiando l'uncinetto. Poi, se non vi dispiace andando ad aumentare che si faccia i fori si diventano più larghi, allora potete andare ad aumentare le catenelle senza alcun tipo di problema. Allora, ho terminato la mia maglia, ho ripetuto il giro per 27 volte, quindi dallo scalfo fino a giù 27 volte. Dopo il terzo giro sono passata a lavorare con l'uncinetto del numero 3. La maglia mi è venuta larga, quindi l'effetto che volevo io, non volevo essere qualcosa troppo stretto, mi piaceva l'effetto di un po' largo e non è neanche molto lunga, quindi però ho terminato tutti e due i gomitoli, quindi mi sono fermata qui, ma voi potete naturalmente farla anche più lunga. A me piaceva l'effetto che fa un po' larga, quindi preferisco lasciarla così. Quindi ripeto il motivo 27 volte. Dal terzo motivo sono passata a lavorare con l'uncinetto numero 3 e non farò alcun bordo, vedete, perché comunque è venuta bella qui e anche qui non ho bisogno di bordo da fare, quindi la mia maglietta è terminata.